Ciao bambini, ho pensato di provare ad aiutare i più timidi di voi nel disegno a disegnare Rocco il gatto, perché secondo me Rocco il gatto è bellissimo. Chi se la sente fa come crede, lo disegna come vuole, ma chi invece non sa come cominciare, proviamo a farlo insieme. Adesso io ho il gatto davanti, ma immaginate che non ci sia, guardate la mia penna. Io comincio dalle orecchie. Adesso abbiate pazienza perché sto disegnando, poi avrei potuto prendere il mouse, forse ora lo prenderò. Fate un orecchio, vedete che è un orecchio bello appuntito. Poi fate la testa, vedete che già anche a me non viene bene, non mi importa se non viene esattamente come nel disegno, io oltretutto ce l'ho sotto. Fate l'altro orecchio, bello appuntito. Poi scendete. Se avete bisogno, fate come quando abbiamo fatto gli snowman, i pupazzi di neve col gesso. Spegnete e riguardate, spegnete e riguardate. Adesso scendete a fare il muso, che è un po' appuntito, è un po' a forma di triangolo. Forse andavo meglio col dito. Provo. Poi passiamo agli occhi. Allora, un occhio, l'occhio destro. Oh. Perdonatemi, ripeto che con la matita viene meglio. Gli occhi di Rocco il gatto sono abbastanza grandi confrontati col resto della testa, eh? L'altro occhio. Ok. Adesso invece le pupille. Quindi prima, vedete, sono come due, quasi due triangoli, eh? E poi uno più piccolo all'interno, io non so se riesco perché ho preso una penna con una punta un po'. Quindi dopo colorerete di nero la parte più esterna e lascerete bianco la parte interna. Ora, triangolino, triangolino, malissimo mi è venuto. Adesso un altro triangolo nero, cioè bianco, scusate. È venuto un po' storto, non importa. È bello anche così. Adesso faccio i baffi, anzi, a dire la verità, si chiamano, già che ci siamo, vibrisse quelli dei gatti. Vedo che qui non li fa partire dal blu, li fa partire dal bordo. Allora, bei baffi lunghi, bei baffi lunghi. Questi poi li posso aggiungere anche dopo, ne ha parecchi. Queste vibrisse. Vedete che il gatto non ha proprio dei baffi, ma delle, si dice vibrisse perché non sono... sono sensibili, riesce a sentire le cose con le sue vibrisse. Ok, vedete che già il muso c'è. Poi dopo, quando tolgo il disegno sotto, vediamo come è venuto. Adesso passate il collo da una parte e dall'altra, sinistra, destra. Adesso il colletto della camicia. Salgo, scendo, scendo, salgo. Oh, 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 oh. Poi faccio lo scollo. Ecco. Ok, adesso devo fare la camicia. Quindi scendo da una parte. Ecco, chiaramente non vi ho detto una cosa molto importante. Prima di cominciare, come vedete che la testa è in alto e tutto il resto del disegno è sotto, la testa fatela in cima al foglio, in alto, prendete il foglio in verticale e la testa la fate in alto. Poi dovete guardare un pochino le proporzioni, eh? Quindi se la mia testa, per esempio nel mio disegno, è alta due dita, io metto due dita in orizzontale, le metto, è alta così la testa, il corpo è il doppio, quindi quattro dita. Quindi capisco benissimo che per me è molto più facile perché ho questo disegno sotto. Ma volevo fare un po' come quando vi faccio i disegni alla lavagna e voi li copiate, che se seguite piano piano siete facilitati, anche se le forme dovete poi farle voi, però l'ordine delle cose, allora, bottone, scendo, bottone, scendo, bottone, scendo, e quattro bottoni. Qui finisco l'apertura della camicia, ecco qua le maniche, il polsino della manica,
il polsino. Poi la zampa destra, anzi per me la zampa destra, ma per lui la sinistra. E quindi vedete, se noi facciamo dei particolari, come per esempio le righe che indicano le dita, il disegno è già più bello. Bisogna fare qualche particolare, per esempio i polsini sono un particolare che se non ci fosse il disegno sarebbe meno accurato. Voi dovete farli in matita naturalmente. Ecco, vabbè. La lascio così, anche se sono grandemente uscita dal campione che ho. Adesso una bella coda, quella è importante, cerchiamo di farla bene. Ecco. Anche se non ho seguito, però è carina, vedete? E se l'è rotto. Ok. Adesso l'ultima cosa, completo questo bottone che mi è rimasto un po' aperto. Ultima cosa, questi puntini, questi pallini, quando c'è un fumetto sopra, vogliono dire che lui sta pensando, non sta parlando. Allora faccio un pallino, pallino, mi vengono pieni, abbiate pazienza. Pallino. Scrivo il numero 4, magari poi dopo con il colore lo faccio bello. In doppio e faccio il fumetto, mi porta un po' più grande. Ok, ecco qui. Voi direte, non è splendido e per di più l'hai fatto con un modello sotto, va bene, però l'ho fatto col computer che era per me un po' difficile. Soprattutto l'obiettivo del mio disegnare così era mostrare ai bambini che sono un po' in difficoltà quando propongo un disegno da dove partire, come faccio da lavagna. Ci ho provato. Mandatemi i vostri lavori così li guardiamo insieme. Ciao ciao!